Sono Banana e ben ritrovati in questo nuovissimo video delle sfide. Questa sarà l'ultima settimana che Banana farà le sfide, perché nella prossima ci sarà Superman. E quindi io non lo voglio Superman. Come al solito, prima di visionare questo video, ricordate, inserisci il codice Pazox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore. Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories. La prima missione è la solita missione della ciarlatana: ricevi gli ordini dalla dottoressa Sloan da un telefono pubblico. Beh, ormai questa sfida me la sognerò di notte. La prima sfida importante è quella di equipaggiare un rilevatore, e subito dopo bisognerà disattivare un cartellone alieno in una partita, ovvero quello di Miascolo, come state vedendo da questa clip. La prossima sfida sarà quella di raccogliere delle risorse a Vivaio Verdeggiante. È molto semplice, basta distruggere qualche arbusto di là e di qua. Dopodiché abbiamo la sfida di eliminare gli intrusi. Tranquillamente andate in una qualsiasi zona viola e atterrate uno di quegli stupidi. La penultima sfida leggendaria è quella di posizionare un bioscanner in un biomaleno. In questo caso vi consiglio sempre Vivaio Verdeggiante. E l'ultima sfida leggendaria è quella di posizionare delle sonde spia. Bisogna posizionarne soltanto 3. E adesso passiamo alle sfide epiche. Alcune sfide epiche non ve le mostrerò perché sono una stupidaggine da fare, e poi mi vengono a dire sotto nei commenti: e ma Pazox, tu metti le sfide? Sì, ma se la sfida dice di sparare con la pistola, che cavolo ci faccio a fare il tutorial? La prima sfida epica è quella di prendere un'arma gravitazionale e lanciare 2 cessi. Il mio consiglio è quello di atterrare in una delle basi dell'ordine immaginario, così da avere una probabilità più alta di trovare l'arma. La seconda sfida epica è quella di ballare sopra a un piccolo UFO. Semplicemente atterrate dove si trovano gli intrusi nelle zone viola e ballate sui loro UFO. Poi abbiamo una sfida dove bisogna fare dei danni, ma non è così importante, basta farle rissa squadre. E dopodiché c'è una sfida di pingare con l'arma che segnala i nemici e subito dopo utilizzare la railgun. E l'ultima sfida epica è quella di atterrare da uno dei satelliti, in questo caso vi consiglio questo qui da clip. Andate in questo punto preciso e una volta raccolto l'oggetto bisogna presentarsi all'entrata di potere Pannocchia oppure nel retro. Vi mostro entrambi i luoghi. Una volta aver completato tutte le sfide, ecco le posizioni di tutti i manufatti di questa settimana. Adesso, se non sbaglio, all'interno dell'aggiornamento è stato inserito un piccolo segnalino con un punto esclamativo che vi aiuterà a cercare per bene i nuovi manufatti. Come al solito, mentre visionate questi manufatti, vi ricordo che le sfide epiche e i manufatti verranno rilasciati domani, giovedì, alle ore 16 in punto. Quindi date ascolto a Banana. E prossima settimana si riuscirà finalmente a sbloccare Superman. Spero di esservi stato utile con queste sfide. Noi, come al solito, ci vediamo con un dolcissimo e carinissimo.